Se stai riscontrando problemi riguardo al controller gamepad che colleghi così al tuo computer, puoi anche usare un controller della PlayStation e vedere se funziona su The Crew 2. Quindi in questo caso è possibile aggiustare il problema del controller attraverso Steam oppure attraverso il nostro computer. Quindi andiamo un attimo sul nostro. Scrivi qua sopra controller. Scrivi direttamente controller, configura dispositivi di gioco USB, assicurati che qua sopra su avanzata ci sia la periferica inserita. Ovviamente a me il controller è andato, quindi fai ok. Io ovviamente ho un controller con chiavetta wireless, con il cavo non dovresti avere problemi e con il Bluetooth è come wireless. Però se il controller è connesso al tuo computer e non funziona, andiamo direttamente su tasto destro su Start, gestione dispositivi. Disconnetti così il tuo controller. Riconnetti così il tuo controller. Andiamo così sulle periferiche. Questo qua è il mio controller. Tasto destro sopra, aggiorna driver. Cerca i driver nel computer. Scegli da un elenco driver disponibili, metto questo, faccio avanti e lo installo. Installo così il driver per il mio controller. E adesso bisogna riavviare il computer. Chiudiamo un attimo qua e adesso andiamo su configura. Vai direttamente a scrivere dispositivi. Impostazione di dispositivi Bluetooth e di altro tipo. Ed ecco qua il mio controller. Vado su tre puntini e rimuovo così il controller. Rimozione del dispositivo. Una volta rimosso così il dispositivo, riconnetti di nuovo o la chiavetta o il cavo. Ed eccolo qua, Xbox 360 per Windows. Chiudo un attimo qua, vado direttamente su Steam, vado così sul gioco The Crew 2, vado su Vedi impostazioni controller ed eccolo qua. Questo qua è il suo layout attuale del pulsante. Mostra layout. Ed eccolo qua. Faccio modifica layout. Vado direttamente qua sopra sul controller. Layout della comunità. Ovviamente prova così a usare uno di questi layout. Quindi devi solamente scaricare il layout. Tipo per esempio, clicco qua sopra. Faccio download in corso. Una volta fatto, clicca su applica il layout. E questo sarà il tuo nuovo layout da usare sul controller. Ne provi veramente tantissimi per vedere qual è il migliore. Una volta fatto, non mi resta che avviare il gioco. Lo posso avviare direttamente sulla modalità Big Picture, quindi vado su Visualizza, modalità Big Picture. Ed eccolo qua. Clicco qua sopra, il controller funziona a me. Ci clicco, faccio gioco e faccio ok. Questo gioco userà un layout della comunità.
Ed ecco il mio controller che funziona. 4 e mezzo opzioni. Come puoi vedere sotto, A, OK, B, esci, comandi. Ed eccolo qua. Ovviamente per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.